Vivere la storia a Crotone, due giorni di eventi culturali e di rievocazione storica presso il Castello Carlo V e nel centro storico. Fanno parte del cartellone Crotone Autunno Insieme, dove le associazioni multitracce e il centro turistico giovanile Crotone, grazie al contributo del comune, promuovono questo evento che trasporta i partecipanti in un tuffo nel passato, partendo sabato 30 settembre con i visori di Virtual Agora, che permetterà di esplorare l'antica Crotone ai tempi di Pitagora, in alta definizione, a 360 gradi. Nel pomeriggio poi una passeggiata culturale attraverso il centro storico di Crotone, visitando chiese e palazzi storici. Domenica pomeriggio presso Largo Lavatoio è tempo della rievocazione dell'assedio del 1444. Gli spettatori saranno trasportati fino al XV secolo, al momento dell'assedio di Crotone, guidato dal re Alfonso il Magnanimo contro i marchesi, ovvero Antonio Centelle e Federica Taruffo. Adesso nel mese di settembre abbiamo cominciato a organizzare delle nostre iniziative. Quello che ci sarà il 30 settembre e il 1 ottobre si chiama Vivere la Storia, che diciamo è per noi un evento molto importante, stiamo lavorando da tanto tempo, ringraziamo il Comune anche per il contributo che sta dando ed è una celebrazione della storia di Crotone, quindi ci saranno una serie di iniziative per, sia con i visori, ci sarà una passeggiata culturale nel centro storico, quindi si apriranno alcuni palazzi storici, alcune chiese. E poi diciamo il 1 ottobre, la domenica, il pomeriggio ci sarà una ricostruzione storica di una battaglia che c'è stata a Crotone nel 1444. Il Comune di Crotone ha presentato questi eventi autunnali, invece per gli eventi natalizi cosa ha pensato il castello? Ci stiamo programmando, l'anno scorso abbiamo allestito l'albero di Natale, quest'anno vorremmo fare, oltre all'albero di Natale, speriamo di riuscire a fare anche una mostra di presepi. Chi interpreterà i personaggi di questa rievocazione storica? Insomma, da dove vengono? Abbiamo pensato di programmare una rievocazione storica basata su un assedio. L'assedio che è avvenuto a Crotone nel 1444, tra Alfonso, re d'Aragona, detto il Magnanimo, contro Don Antonio Centelles, che si era innamorata di Enrichetta Ruffo, la marchesa di Crotone, e quindi si era ribellato al potere del re. Quindi la rievocazione storica si basa su questa storia. C'è un'associazione, sono professionisti questi qua, che si chiamano i Cavalieri delle Terre Tarantine, fanno questo come mestiere, vengono con le armature del XV secolo, le spade e tutto il resto. Quindi i crotonesi cosa devono aspettarsi? Tanta scenografia, perché forse non so quanto tempo fa c'è stata una rievocazione storica a Crotone con una battaglia proprio al centro. Sappiamo che per esempio questi eventi attirano molta gente, per esempio Santa Severina ogni anno fa successo con questi eventi, quindi lo vogliamo proporre anche qui a Crotone. E poi eventualmente riproporre nei prossimi anni? Magari. Io da storico penso sempre il prossimo assedio che ci sarà qui a Crotone, quindi il prossimo evento, quindi si spera di riproporlo di nuovo. Riguardo mensa scolastica e trasporti, cosa ci dice l'assessore? Riguardo a mensa scolastica e a trasporto, sono dei servizi che al più presto saranno attivati. E la mensa sicuramente da oggi, ecco, però volevo precisare che ci sono alcune scuole che la attiveranno anche più tardi del 25, ma questa non è una nostra responsabilità del Comune. Noi abbiamo fatto di tutto politicamente affinché potesse questo servizio iniziare da subito. Però le scuole ci hanno chiesto del tempo per poter organizzarsi meglio. Nell'occasione abbiamo parlato con l'assessore alla cultura del dimensionamento scolastico. Sì, si tratta di una bozza che il Comune ha già ricevuto ufficialmente venerdì sera. È una bozza che noi non condividiamo, e quindi sicuramente faremo delle controproposte, così come previsto dalla normativa. Sì, sulla scuola di Margherita si sentono tante lamentele riguardo al fatto che Margherita potrebbe essere diciamo unita, aggregata alla scuola di Scandale. E certo, noi questo non lo accettiamo, anche perché nelle linee guida della Regione è previsto che quanto più possibilmente queste unioni devono riguardare scuole dello stesso comune.
Quindi la bozza che circola è ufficiale, non è? E guardi, io non so qual è questa bozza che circola, a noi è arrivata ufficialmente una bozza. Quella prevista con il scandale? Io sto dicendo, si sta parlando tanto di questa aggregazione Margherita Scandale, ma se così fosse questo non è accettabile. Noi stiamo comunque analizzando bene questa bozza perché ci sono delle... ci sono alcune cose che non riescono ad essere chiare, che non riusciamo a capire, a comprendere bene, quindi dobbiamo avere un incontro il più presto possibile col Presidente della Provincia.